Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Sempre su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare del nuovo Crisis Dungeon che purtroppo sono riuscito a fare soltanto adesso, quindi voi vedrete questo video probabilmente nel pomeriggio perché ho avuto la mattinata occupata, quindi spero che non sia un problema, però ormai i Crisis Dungeon comunque sia non sono così difficili, non c'è come dire, questo bisogno quasi primario di avere le guide, però so che comunque molti le seguono e che comunque ad alcuni aiutano, quindi ovviamente io continuerò a farle a prescindere. Nuovo Crisis Dungeon, quello della zona abbandonata di Robbio, che abbiamo visto già nel nuovo capitolo della seconda season di First Soldier, e che ci consente tra le ricompense di ottenere addirittura la materia Water Breach, una materia che ci avrebbe fatto comodo qualche settimana fa, ma che invece ovviamente i maledetti ci danno soltanto adesso. Potrebbe essere comunque una soluzione buona perché a breve avremo anche il Ranking Dungeon che per l'appunto predilige gli attacchi acqua, quindi comunque sì, avere il Water Breach in previsione del Ranking Dungeon può essere comunque un'idea. Detto ciò, prima parliamo ovviamente della modalità hard, quindi quella più semplice in teoria, dove per l'appunto abbiamo la possibilità di affrontare diversi nemici, che come potete vedere sono comunque per la maggior parte deboli al tuono, ed è per questo che ovviamente nelle informazioni del dungeon abbiamo il Lightning Potencies aumentato del 10%. È vero che abbiamo anche l'attacco magico aumentato del 10%, però io come attaccanti magici e soprattutto attaccanti magici tuono praticamente non ho nessuno, praticamente zero, sono andato con un setup tuono fisico abbastanza aggressivo. E ovviamente i nemici, comunque sia, soprattutto la difficoltà hard, che non è così difficile, cadono come se non ci fosse un domani. Le ricompense, ovviamente, come potete vedere, abbiamo praticamente la Water Breach Materia, che ogni volta sta roba la odio, che non mi fanno vedere praticamente che cosa ho ottenuto, ma te la fanno vedere soltanto all'inizio, che è ottenibile già dal rank C. Quindi comunque un punteggio molto basso che praticamente tutti teoricamente riuscirebbero a fare, quindi almeno la materia Water Breach la possiamo ottenere tutti. E poi vabbè, questi sono tutti i vari premi addizionali in base alla rank che si fanno, e questa invece è la mappa completa che comunque sia male non vi fa, proprio per farvi vedere comunque la locazione dei boss, delle rare chest, qualora voi le abbiate saltate, ma spero vivamente che tramite questa guida voi non possiate saltare nulla. Anche perché, come potete vedere, io le rare chest le ho prese tutte a prima botta, quindi con la run che vedrete non avrete sicuramente problemi. Il setup che ho utilizzato, come detto prima, è un setup fisico, elettrico, molto, molto aggressivo, a dire la verità, forse un po' troppo per la modalità hard, però alla fine, l'importante è completare lo stage. Sicuramente Matt lo utilizzo solo per una questione affettiva. Qui sarebbe molto più efficace avere una Eris, per chi ovviamente possiede una Eris con Kamura o comunque con Bahamut più Kamura, la combo incredibile che rende Eris al momento un top support. E inoltre, tramite la Bahamut Rod avrete la possibilità anche di curare status, diciamo, alterati, che in questo caso sono la fatigue. Quindi, vi consiglio ovviamente di utilizzare, appunto, è molto più utile utilizzare, Eris piuttosto che Matt. Io ho utilizzato Matt anche perché questo è un team, che ho utilizzato per la crash diciamo, dell'evento in questo momento. Quindi non ho modificato troppo, il mio setup perché appunto era già bello che è pronto, e quindi ho detto va bene, cambio soltanto i DPS, Matt lo lascio già per come era buildato prima, che andava comunque bene, e arrivederci e grazie. Però se vi posso dare un consiglio col senno di poi, utilizzate Eris con la cura all fatigue, e sicuramente sarete ancora più forti rispetto al tempo che comunque ho perso io, che però è comunque sufficiente. Cloud lo gioco ormai perennemente col vestito Bahamut perché il vestito Bahamut è incredibilmente forte. Abbiamo comunque un'ottima dose di attacco, ben 6700 punti che
schifo non fanno, con 12.000 HP e una ottima difesa fisica, che in realtà qui serve relativamente. Qui avere, diciamo, difesa fisica equilibrata insieme alla difesa magica sarebbe la cosa migliore, però ricordiamoci che questo è un dungeon in versione hard, quindi non avremo tutta questa difficoltà. Come limit invece sono andato di Blade Beam, che comunque colpisce tutti gli avversari, proprio perché la summon in questo caso di Ramu ho preferito dalla Zac, visto che Zac gioca con skin Arcanum, quindi aumentiamo la sua portata tuono di più rispetto a quella di Cloud, che invece buffa un po' tutti e cerca di buffare comunque soprattutto se stesso. Murasame, Bahamut Sword come primaria e secondaria. Ovviamente la Bahamut Sword mi serve solo per ripulire un pochettino lo stage da quegli incontri, diciamo, casuali, che poi non sono casuali, ma che in teoria vi interrompono l'esplorazione. Tutte materie che aumentano il P-Attack, Ultimate quella presa con i token, e come sub ovviamente potete notare tutto attacco fisico, ability fisica e poi attacco generico tuono, che comunque mi consentono di avere delle stats abbastanza buone: attacco fisico cappato, boost lining addirittura di livello 6 e boost physical ability potencies a livello 5, che vi ricordo essere praticamente ormai il minimo sindacabile per avere un personaggio dignitosamente brillo, mi verrebbe da dire. Successivamente Matt, che comunque lui è un carro armato incredibile, 14.000 di HP, 3.008 in healing, con 131 e 174 di difesa magica, che sono veramente esagerate. Queste stats sono decisamente esagerate. Qui avevo la cura Darkness, appunto perché l'avevo dimenticata dalla crash dell'altro evento, mentre invece qui o mettete una fatigue, se volete utilizzare Matt, quindi una cura fatigue, oppure, meglio ancora, utilizzate Eris con la Bahamut Rod e mettete la fatigue o la cura fatigue all per risolvere la situazione in un colpo solo. E anche per lui sub weapon tutte incentrate su healing buff, debuff extension, HP buff, debuff extension, e poi la stream saber per dare un po' più di attacco fisico a tutti ed essere ancora più aggressivi. Mentre invece Zac risulta essere quello leggermente più debole a causa appunto della Zinogre, che comunque ha soltanto due overboost, però sappiamo già che comunque la Zinogre ha un buon moltiplicatore di base, più il costume Arcanum preso dalla collab Monster Hunter, diciamo che riesce in un certo senso a fare comunque dei bei danni. Twinkling successivamente come arma secondaria per debuffare la difesa fisica, essendo il mio team tutto basato sul fisico, e anche abbassare l'attacco magico, perché i boss tendenzialmente utilizzano attacchi magici, anche se in realtà qui probabilmente utilizzano più attacchi fisici che magici, ma alla fine non è un problema perché a noi interessa debuffare più che altro la difesa fisica. Anche per lui tutte materie che aumentano l'attacco fisico, e summon di Ramu perché lui appunto è più affine con l'elemento tuono. Armi che giustamente aumentano attacco fisico tuono, HP tuono, attacco fisico più ability fisica, in modo tale da rendere Zac anche lui con un boost fisico al 7, boost lightning al 7 e boost ability fisica a livello 5, in modo tale da renderlo il più equilibrato possibile. Ovviamente per lui non ho l'ultimate, quindi va bene così, e quindi questo è il setup che comunque ho utilizzato sia nella difficoltà hard che nella difficoltà very hard. Quindi probabilmente incollerò questa spiegazione del setup sia nel video dell'hard che della very hard, in modo tale da non farlo perdere praticamente a nessuno. Detto ciò, io vi lascio ovviamente con la mia run, spero che il video possa esservi utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!状況把握応戦する当然だ。
よし。 これより戦闘状態に入る。シュッ。てやっ。渡る。シュッ。ふっ。てやっ。ふっ。よー。シュッ。行くぜ。され、覚悟しとけ。 当然。 敵を確認、排除する。お見舞い。やった。どけ。保険だ。お見舞い。切る。やった。 行くぜ。お見舞いしてやれ。され、覚悟しとけよ。だれ。当たる。行くぜ。取っておき。され。どうってこと。 敵を確認、排除する。やった。狙う。お見舞いしてやる。ドクター。 当然だ。